Buonasera a tutti e buon mattino a me perché sono qui le 7 e 45, quello che è, in California. Sono nell'area della baia di San Francisco, quella che si chiama Silicon Valley. Sono qui dal 68 e la mia prima attività qui è stata di inventare la tecnologia per fare i circuiti integrati avanzati, poi i primi microprocessori e poi sono diventato un imprenditore. Ho la mia prima azienda, la Zilog, ha creato un microprocessore di terza generazione, lo Z80, che ha avuto moltissimo successo e ancora oggi in produzione, dopo essere stato introdotto nel 76. E ho creato altre ditte. Nella mia terza ditta studiavo le reti neurali, parlo del 1986, quando è partita questa ditta. Volevo fare computer che potevano imparare da soli. E a quel tempo pensavo che sarebbe stato possibile, naturalmente con l'aiuto nostro, perché non possono imparare da soli senza una supervisione. Ho creato queste reti neurali, studiavo neuroscienza, studiavo biologia, perché le reti neurali copiano quelle che sono le reti neurali naturali, biologiche, che abbiamo nel nostro cervello. E quindi a quel tempo ero materialista, io pensavo che noi siamo macchine alla fine e quindi quando moriamo, buonanotte suonatori. La coscienza è una proprietà del cervello e quindi quando il cervello non funziona più, la coscienza, che è chi siamo, se ne va. E questo è ancora oggi in gran parte la concezione che abbiamo di che cos'è la coscienza. La coscienza è un fenomeno che avviene nel cervello e si basa sul funzionamento del cervello. Per non parlare del libero arbitrio, che la gran parte degli scienziati e anch'io credevo che il libero arbitrio non esistesse in realtà, e quindi anche quello se ne andava da parte. E a quel tempo però mi sono chiesto: ma un momento, questi libri di neuroscienza che parlano di segnali elettrici, segnali biochimici nel cervello e nel corpo, ci parlano del funzionamento, ci parlano di questi segnali, ma io quando metto in bocca un pezzo di cioccolata, io sento il sapore della cioccolata, io riconosco la cioccolata dal sapore, non dai segnali elettrici. Allora, che relazione c'è tra i segnali elettrici e biochimici del cervello e le sensazioni, i sentimenti che io provo? Ed è stato il mio incontro, per la prima volta, un incontro scientifico con il problema della coscienza. Difatti, anni dopo, questo problema che io ho scoperto anch'io, ma non è mica un problema, è come scoprire l'acqua calda alla fine, il problema difficile della coscienza è capire come avviene in noi la trasformazione da segnali elettrici, segnali biochimici, all'esperienza che proviamo. Perché dopo tutto la coscienza è quella che ci permette di conoscere chi siamo, di conoscere il mondo che abbiamo attorno attraverso queste sensazioni e sentimenti. Noi non vediamo bits come il computer. Tra l'altro il computer non vede niente, il computer funziona con i bit, ma i bit non portano nessuna comprensione. Noi capiamo perché siamo coscienti, quindi la coscienza chiaramente ha a che fare con la capacità che abbiamo noi di conoscere dentro di noi stessi e il mondo che esiste fuori di noi. Questo era chiaro, parlo degli anni 80, un po' più tra la seconda metà degli anni 80, e a quel tempo non ero contento di me, malgrado avessi raggiunto tutto quello che il mondo dice che se uno lo raggiunge dovrebbe essere felice. Io non ero felice, anzi, ero scontentissimo ed erano anni che facevo finta di essere contento perché, avendo raggiunto tutto quello che il mondo dice, che se uno lo raggiunge è contento, dovevo fare anch'io la mia parte.
Fingevo di essere contento, invece mi portavo dentro un'angoscia che non capivo da dove veniva. Ed è stato proprio lì che ho capito che l'angoscia viene dalla coscienza. L'angoscia viene dal non capire qualcosa di se stessi e evitare di guardare dentro di sé per capire quello che succede, perché uno è talmente preso dalle luci abbaglianti del mondo che si dimentica di guardare dentro di sé. E volevo capire a quel tempo la natura della coscienza, volevo capire, ma allora questa coscienza che cos'è? Ed è stato proprio come dire, in questa situazione in cui volevo conoscere, capire, che in un certo senso ho pregato, non, a quel tempo non sapevo neanche cosa vuol dire pregare, ma ho pregato. E una notte, eravamo nel 1990, a questo punto, ero con la famiglia in una casa che avevamo al lago Tahoe a sciare, qui in California, e mi sveglio a mezzanotte, una notte, avevo sete, sono andato a prendere un bicchiere d'acqua attorno a letto e semplicemente cercavo di riaddormentarmi, ma proprio ero tranquillissimo. A un certo momento, dal petto mi esce un'energia pazzesca, usciva proprio come un idrante, ma era un'energia fisica, ma era un amore così potente, così incredibilmente appagante, perché era gioia, amore, un senso di pace. Come essere a casa mia. E questo amore, che era una luce scintillante, bianca, che usciva, e io ero esterrefatto, perché come poteva l'amore uscire da me? Da me esce l'amore, ma era una cosa inconcepibile, cioè per qualche ragione non avevo mai pensato cos'è l'amore, ma questo amore era un'energia, una forza, un qualcosa che stravolgeva. A un certo momento scoppia, e questa luce bianca scintillante è ovunque, e non solo, ma anche la mia coscienza è in questa energia, quindi io sono sia dentro di me che fuori di me. E in questa coscienza, io in questa energia, io capisco, ma questa è la sostanza di cui tutto è fatto. Cioè, ho capito che questa sostanza che sa d'amore, che sa di gioia, che sa di pace, è la sostanza di cui tutto è fatto. E quindi, e non solo, ma sono io. Quindi io ero l'osservatore e l'osservato, io ero chi osservava e anche l'osservato. Una cosa stravolgente. E non solo, ma il mio corpo vibrava, cioè era caldo e vibrava, come se anche le cellule del mio corpo partecipassero a questa esperienza. E per la prima volta nella mia vita ho avuto quella che si chiama un'esperienza mistica, un'esperienza di unione con il tutto, perché io ero il tutto che osservava se stesso, ma lo osservava con il mio punto di vista, quindi con la mia identità, con il fatto che io ho un senso di me che è sempre stato lo stesso da quando ho cominciato a pensarmi, a capire che sono un sé da bambino. Io sono lo stesso che ero quando avevo 3 anni o 4 anni e sono lo stesso che sono oggi. Quindi questa identità, che è uno dei doni che poi ho capito è fondamentale che abbiamo, noi siamo un punto di vista di uno. Uno è la totalità di ciò che esiste, ora lo chiamo in questo modo, questi sono concetti che vengono dall'esperienza, non vengono dal leggere libri, non vengono dal corso di teologia, vengono da una esperienza vera, un'esperienza che aveva un valore di verità ancora più profondo del valore di verità che hanno le esperienze ordinarie. E quindi per me questa è stata una rivelazione che mi ha capovolto il senso di chi ero. Io prima mi pensavo come un oggetto separato insieme agli altri oggetti, sì, ok, sono un oggetto vivente invece che una pietra che non vive, sono come un albero, l'albero vive, ma
un oggetto separato dagli altri, e invece adesso ero un tutto che osservava se stesso. Questa è una bella differenza. E a quel punto, chiaramente, io non sono più potuto tornare indietro. Da quel momento in poi, la mia direzione della mia vita è cambiata. Ho continuato a fare il capo della mia terza ditta, la Synaptics, la ditta che ha portato il touchpad e il touchscreen che ho usato ogni giorno, li abbiamo inventati noi. Quindi ho continuato a condurre la mia ditta, però per il 30-40% del mio tempo studiavo dentro di me, attraverso gruppi di studio con altri, leggendo libri, cercando di capire cos'è la coscienza. Cioè volevo capirla e volevo portarla in seno alla scienza, perché la scienza ci spiega moltissime cose, ha ragione quasi sempre quando spiega le cose come funzionano, però ieri come oggi la scienza crede ancora che la coscienza sia un epifenomeno del cervello. Epifenomeno vuol dire che non è nemmeno un fenomeno, perché il fenomeno è il cervello che decide, che fa le sue cose. La coscienza è un qualcosa in più che noi abbiamo e che prende atto di quello che fa il cervello, ma in realtà non ha potere causale la coscienza, secondo l'idea della scienza oggi. E quindi io, avendo avuto questa esperienza, non mi posso riconoscere in questa definizione di coscienza. E quindi dopo 20 anni di lavoro personale, in cui ho avuto moltissime altre esperienze straordinarie di coscienza, ho deciso che dopo 20 anni che la coscienza e il libero arbitrio, che sono legate insieme, devono essere fondamentali. Cioè si deve partire da un qualcosa, un'energia, quell'energia come quella energia bianca scintillante che avevo visto, che ha dentro di sé coscienza e libero arbitrio, e quindi la coscienza è la capacità di conoscere, e quindi questa energia vuole conoscere se stessa. Ecco quindi che sono partito, dopo 20 anni di lavoro, accettando fino in fondo la mia esperienza originale, che straordinaria, che mi ha permesso di arrivare a dire sì, la coscienza e il libero arbitrio devono essere fondamentali, devono esistere sin dall'inizio, non quando c'è un cervello. Sono loro che hanno creato il cervello. E quindi, partendo da questo punto di partenza, stravolge tutta la nostra concezione della realtà. E quindi chi siamo noi? Noi siamo i creatori del nostro corpo, ma noi non siamo il corpo. E quindi in questo modo di pensare cambia tutto. Quindi se uno vuole cambiare tutto, deve stare molto attento, perché ha a che fare anche con la scienza, che dice le sue cose che sono vere. Quindi come si fa a connettere le due cose insieme? Ecco, quindi nel 2008 ho deciso di lasciare tutto quello che facevo, ho venduto la mia ultima ditta, mi sono tolto da tutti gli impegni, borsa, di consigli di amministrazione di cui facevo parte, eccetera, per dedicarmi interamente allo studio della coscienza, ma soprattutto allo studio di una realtà che è completamente diversa dalla realtà che oggi pensiamo che esista. E quindi portare scienza e spiritualità ad unirsi e a creare un qualcosa che va oltre i limiti sia della spiritualità che della scienza. Portare il tutto in una unica scienza e spiritualità che dà valore di realtà all'interiorità come dà valore di realtà all'esteriorità, perché la scienza oggi dice che quello che esiste è quello che si può misurare, ma quello che non si può misurare non esiste. E naturalmente questo non è sufficiente per spiegarci come funziona la realtà, ed è appunto per questo che la scienza dice che la nostra coscienza è un epifenomeno, cioè è un fenomeno che è illusorio. Invece la mia esperienza è che la coscienza è il fenomeno fondamentale, è il punto di partenza della conoscenza,
Anche la scienza ha a che fare con la conoscenza, e senza la coscienza la scienza non potrebbe conoscere nulla. Quindi mi sono messo di buona lena, ho creato qualche anno dopo una fondazione, la Federico Nelvia Faggin Foundation, per lo studio della coscienza, per dare un po' di soldi a chi nelle varie università aveva idee simili alla mia e non trovavano nessun soldo per svilupparla, perché allora come oggi l'idea è che la coscienza è un epifenomeno, quindi lasciamolo perdere, cioè se uno è un fisico perde tempo a studiare la coscienza, perché tanto è un epifenomeno, noi studiamo i veri fenomeni, quindi non gli epifenomeni. In questo periodo, dopo un lavoro di 5-6 anni, sono arrivato a una concezione, a un framework, a un quadro concettuale che ci permette di capire come può funzionare la realtà. Questo quadro concettuale consiste in tre spazi. Lo spazio C, lo spazio della coscienza, è lo spazio che ha le nostre esperienze. Quindi la nostra esperienza è in uno spazio che è la nostra interiorità, quello è uno spazio speciale, uno spazio dove abbiamo le sensazioni fisiche, le emozioni, i pensieri, non i pensieri verbali, i pensieri prima che diventino parole, i pensieri come immagine, ma un'immagine ancora pre-verbale mentale, perché noi siamo abituati a trasformare i pensieri in parole immediatamente, senza neanche pensarci che il pensiero, prima di essere parola mentale e poi parola verbale, diciamo come vibrazione dell'aria, questo pensiero esiste come immagine, un'immagine multidimensionale. Il momento in cui questa immagine multidimensionale viene ridotta in una sequenza di parole, questa sequenza di parole contiene molto meno informazione di quello che era il pensiero, che aveva tutta questa possibilità dentro di sé. Ecco, queste cose qui, per esempio, come possiamo avere questa immagine del pensiero, io l'ho imparata facendo meditazione, cioè facendo meditazione, quietando la mente, un po' alla volta viene quello che abbiamo dentro di noi, emerge e si capisce, si comincia a vedere, cioè non c'è più la distrazione dell'ego che vuole portarci di qua, di là, i pensieri che vanno e vengono, queste cose qui, e quindi ecco che uno comincia a connettersi con quello che ha dentro di sé. E quindi in questo lavoro che ho fatto, questo spazio, lo spazio dell'interiorità, è lo spazio in cui noi riconosciamo il significato, non i simboli, il significato della nostra vita. Che cosa vuol dire? Perché è importante? Perché è meno importante? Come si collegano i significati delle nostre azioni, delle azioni degli altri, eccetera? Quindi il mondo del significato è il mondo interiore. Il mondo dei simboli, invece, l'ho chiamato lo spazio I, lo spazio dell'informazione. È lo spazio in cui, per esempio, ci sono le mie parole. Le mie parole sono parole condivisibili. Sono parole che voi capite, tutti capiscono, naturalmente nella misura in cui ciascuno di noi ha la comprensione. Il computer capirebbe semplicemente il simbolo, qua simbolo, ma noi abbiamo la capacità di tradurre i simboli in significato e tradurre il nostro significato in simboli. Il computer non traduce nessun significato in simboli perché non ha nessun significato. Il computer semplicemente fa quello che il programma gli dice di fare, quindi il computer non ha coscienza, non conosce nulla, però siccome gli abbiamo insegnato noi e c'è una correlazione molto forte tra simboli e significato, soprattutto nelle forme verbali, ecco che è possibile che un computer possa creare delle frasi che hanno senso per noi, ma che non hanno nessun senso per il computer. Ed è l'intelligenza artificiale che conosciamo oggi, che usata bene può essere una cosa fantastica e usata male può essere un danno enorme all'umanità. Lasciamo perdere questo perché voglio concentrarmi su chi siamo. Allora,
Il terzo spazio è lo spazio fisico, cioè l'idea che noi abbiamo della realtà che abbiamo davanti ai nostri occhi. Ecco, questo spazio fisico in realtà è una costruzione, non è la realtà, è una costruzione fatta dal corpo, dai sensi del corpo, gli occhi, le orecchie, il tatto e così via, di quello che esiste, dei segnali, dello spazio dell'informazione che esiste qua. Una costruzione fatta dai sensi e dal cervello che elabora i segnali che vengono dal mondo e dai sensi, tradotti dai sensi. I sensi prendono una piccola fetta di quello che esiste qui e esperiti questa informazione, esperita dalla coscienza, dalla nostra coscienza. Quindi noi capiamo, abbiamo il senso del mondo che ci circonda attraverso questa trasformazione che va dall'informazione che c'è nello spazio-tempo a segnali che sono segnali speciali all'interno delle cellule, dei neuroni, delle cellule del nostro corpo, che sono prese dalla coscienza, da questa altra realtà, e sono capite come il mondo. Su questo mondo, tra l'altro, sovrapposto a questo mondo, ci sono anche altri aspetti che non sono nel mondo esteriore, ma sono nel mondo interiore. Perché io quando vedo fuori, vedo un albero e sento amore dentro di me, ah, che bell'albero, ah, ma guarda che mi piace quel verde, eccetera. Ma quell'amore che sento è nell'albero? No, quell'amore che sento è dentro di me, è sovrapposto, è come un altro piano. Ci sono tantissimi piani perché nel momento in cui io vivo, mi giro e guardo attorno, questi piani sono sovrapposti come tante realtà e noi le vediamo come una realtà unica. Cioè per noi l'amore che sento per l'albero, addirittura la posso proiettare nell'albero, sembra che sia l'albero che sia amore. Quindi ecco questa capacità fondamentale della coscienza. E allora, da dove viene questa capacità fondamentale della coscienza? Come si può spiegare? Ecco, questo è il lavoro fatto negli ultimi 5 anni che ha portato insieme, questo lavoro l'ha fatto insieme un professore universitario di Pavia che si chiama Giacomo Mauro Dariano, è il titolare della cattedra di fisica teorica dell'Università di Pavia e lui è un luminare nel campo della fisica quantistica e dell'informazione quantistica. E io ero arrivato al punto di dire che l'informazione quantistica deve essere un correlato fondamentale con quello che noi proviamo dentro di noi. Mentre l'informazione classica, i bit del computer, sono un correlato di quella che è l'informazione che noi vediamo fuori di noi, l'informazione fisica, l'informazione che si può condividere, mentre l'informazione quello che proviamo dentro di noi è privato, cioè io non posso darvi, non posso trasferirvi quello che provo dentro di me. Posso solo trasferirvi simboli condivisibili che descrivono al meglio che posso quello che provo dentro di me. Ma i simboli sono molto più ridotti di quello che provo. L'amore che provo per un figlio è molto più ricco delle parole che uso per esprimere l'amore che provo. Se dico ti voglio un bene dell'anima, esprime tutto quello che dico. Anche un computer può ripetere esattamente ti voglio un bene dell'anima e sembra che il computer abbia dei sentimenti, ma neanche per sogno. Quindi i sentimenti sono qualcosa di molto più profondo, di molto più ricco che ci portiamo dentro di noi. E che sono la ragione di vita, sono il senso della vita, sono il senso di chi siamo, viene da questi sentimenti. Ecco, la scienza praticamente ignora queste cose, le ha ignorate, ma naturalmente io parlo da scienziato, non voglio mica andare contro la scienza, perché la scienza ha scoperto un mare di cose bellissime e quindi si tratta di aggiungere qualcosa alla scienza e far capire alla scienza che agli scienziati che si sono sbagliati, che devono fare un passo avanti e capire che l'interiorità è ancora più profonda, è una realtà ancora più profonda della esteriorità, cioè quella parte della realtà che è condivisa, che noi pensiamo sia e abbiamo pensato che sia la sola realtà. E questa è l'essenza della teoria, perché
che ho fatto con il professor Dariano e che dice che la coscienza è un fenomeno che viene da un sistema, un campo quantistico che è in uno stato informatico che si può esprimere con la informazione quantistica. Quindi un campo quantistico che è in quello stato ha l'esperienza del suo stato. Abbiamo aggiunto, perché il campo quantistico è in uno stato quantistico che si esprime con un vettore in uno spazio sofisticatissimo, si chiama spazio di Hilbert. Non voglio confondervi con paroloni, perché non servono a niente, cioè vanno dette in un orecchio e escono dall'altro. Cioè, è uno spazio però molto ricco, multidimensionale, dove si può definire un vettore particolare che è uno stato quantistico di questo campo. Ecco, noi diciamo un sistema, un campo quantistico che è in quello stato ha l'esperienza del suo stato. Quindi abbiamo definito esattamente cos'è la coscienza. La coscienza è il fatto che un sistema quantistico, un campo quantistico, che è in uno stato puro, che è questo stato, questo vettore unitario particolare che si definisce in questo spazio particolare, ha l'esperienza del suo stato. Quando diciamo questo, abbiamo una definizione con cui si può lavorare, si può dimostrare, falsificare e provare, e quindi non è più un dogma, non è più un discorso campato per aria, ma è una vera definizione con cui uno può lavorare, fare esperimenti e dimostrare che una teoria funziona o meno a seconda che l'esperienza dimostri che vale o no. E quindi questo è il punto. Allora, la coscienza è definita in questo modo, e perché questa definizione funziona? Perché le proprietà dell'informazione quantistica sono esattamente le stesse proprietà dell'esperienza cosciente. Numero uno, l'esperienza cosciente è uno stato ben definito. Esattamente, io quando mi guardo attorno, il mio stato è uno stato ben definito, cioè io lo concepisco come unità, come qualcosa di integro, che mi guardo attorno, vedo, cioè tutto insieme, sia l'aspetto interiore che l'aspetto esteriore, tutto insieme in queste sensazioni e sentimenti, quindi uno stato ben definito. Numero due, è uno stato privato. Cioè, l'informazione quantistica ha questa proprietà straordinaria, scoperta negli ultimi 20-30 anni, che dice che l'informazione quantistica non è clonabile, cioè non si può copiare, non si può duplicare, non si può riprodurre. E allora è proprio lì che è partito il discorso, ma allora questa è proprio la cosa che abbiamo anche noi, che io non posso duplicare quello che provo dentro di me, lo posso conoscere solo io. E questo che giustifica la definizione che ho dato prima della coscienza. Io sento dentro di me, conosco dentro di me, ma non posso trasferire questo sentire, questo conoscere, che è ineffabile, un po'. Non è come il bit che è ben preciso, 0 o 1, è qualcosa di dinamico, che va e viene, che si muove, ma però che ha sempre senso. E quindi questo permette di mettere un punto importante. L'altro punto importante, la terza proprietà dell'informazione quantistica è che quando si misura questa informazione quantistica da fuori, si può conoscere solo una piccola parte di quello che si misura. Si può conoscere un bit, cioè uno 0 o 1, per un quantum bit, dove il quantum bit è l'estensione del bit classico 0 o 1 a questo spazio più vasto di cui parlavo prima, dove si definisce lo stato quantistico, che è multidimensionale e che si chiama quantum bit, qubit, ed è rappresentabile come un punto, ogni punto sulla superficie di una sfera è una delle possibilità
in cui si può trovare questo quantum bit. Quindi il quantum bit rappresenta un'infinità di stati possibili, è uno stato, è una direzione nello spazio, una direzione qualsiasi nello spazio, è rappresentabile quindi con un punto sulla superficie di una sfera, però quando si misura si può misurare solo 0 o 1. In qualsiasi direzione in cui si misura 0 o 1 con una certa probabilità. Questa è la differenza fondamentale tra la fisica classica, quella degli oggetti macroscopici che si muovono nello spazio-tempo, e la fisica quantistica che parte dallo stato quantistico che non è definito nello spazio-tempo, è definito in questo spazio molto più vasto. Ecco quindi che abbiamo le basi fondamentali per dire che noi abbiamo interiorità ed esteriorità, l'interiorità è privata, l'esteriorità è condivisa, l'esteriorità si può descrivere con i bit, l'interiorità si può solo rappresentare con i quantum bit, con lo stato quantistico, ma noi la conosciamo da dentro, quindi la matematica si ferma alla rappresentazione, ma noi andiamo oltre perché noi conosciamo questo stato che è privato, che nella scienza non si può conoscere, facendo le misure si può solo conoscere una parte, noi lo conosciamo tutto da dentro. Capite che noi siamo infinitamente di più anche di quello che può rappresentare la matematica. Quindi oggi si può dire, con questo nuovo modo di vedere la realtà, si può dire che la fisica quantistica, che deriva, il professor D'Ariano ha dimostrato che la fisica quantistica deriva da informazione quantistica. L'informazione quantistica è ancora più fondamentale della fisica quantistica, e adesso noi diciamo, ma l'informazione quantistica può solo rappresentare quello che noi proviamo dentro di noi. Ma non solo noi proviamo dentro di noi, l'albero prova dentro di sé, perché a questo punto la coscienza è un fenomeno fondamentale che esiste ovunque. E quindi abbiamo un nuovo modo di vedere la realtà che ci permette di dire che noi siamo i co-creatori di questa realtà fisica, perché l'essenza della realtà, quello che deve esistere sin dall'inizio, è la coscienza e il libero arbitrio. Non ho parlato del libero arbitrio, ma il libero arbitrio, va bene, viene direttamente dal fatto che la fisica quantistica non può descrivere quello che avverrà, può solo darci le probabilità di quello che avverrà. E l'unico modo di spiegare perché deve essere così è di dire perché c'è il libero arbitrio. Infatti l'esistenza dell'entanglement, che è una proprietà straordinaria della fisica quantistica, non c'è tempo per descriverlo, è spiegabile soltanto dicendo che quello che avverrà in tempo reale non è conoscibile prima che avvenga. Non è conoscibile prima che avvenga. Quindi non esiste nemmeno prima che avvenga. E questa è la condizione necessaria perché ci sia il libero arbitrio. Anche qui, D'Ariano ed io abbiamo fatto un passo avanti dicendo, ecco, queste cose che non si capiscono perché devono esistere, esistono perché c'è il libero arbitrio. E di fatto il libero arbitrio e la coscienza vanno insieme, perché se noi fossimo coscienti ma non avessimo il libero arbitrio, che cosa serve alla coscienza? La coscienza ci permette di capire chi siamo, cosa vogliamo, dove vogliamo andare, ma se non abbiamo il libero arbitrio di decidere dove andare, cosa fare, allora la coscienza non serve a niente. È come guardare un film che va avanti per i fatti suoi, noi siamo un carattere del film e possiamo solo vederci ammazzare, per esempio, non possiamo neanche scappare, non possiamo neanche tentare nulla, quindi non avrebbe senso. Quindi coscienza e libero arbitrio sono due parti fondamentali, devono esistere insieme e danno però l'autocoscienza, perché il libero arbitrio richiede di sapere quello che vogliamo. Quindi io devo essere cosciente di essere un ente che ha il libero arbitrio, che può decidere. E quindi ecco che l'autocoscienza che noi abbiamo è spiegabile perfettamente dall'informazione quantistica che ha queste proprietà. Non c'è tempo di dire molto di più, ma questo cambia completamente la natura della realtà. E la vita, il corpo vivente, è una struttura quantistica e classica. È stata studiata quasi esclusivamente come struttura classica, invece è quantistica e classica, e la vita
la vita, il sistema vivente, ci permette di fare da ponte tra il mondo della coscienza, il mondo dell'interiorità, il mondo del significato, con il mondo dei simboli, il mondo delle cose, degli oggetti macroscopici e così via, fa da ponte perché la nostra coscienza è un ente cosciente con libero arbitrio che controlla il corpo, che è un ente creato da noi collettivamente, il corpo che interagisce con il mondo classico. Quindi abbiamo tre livelli di realtà e quando il corpo muore, noi che siamo l'ente cosciente, questo campo cosciente che non vive in questo spazio-tempo, ma in una realtà più profonda da cui questo spazio-tempo e gli oggetti che contiene emerge, e quindi noi siamo esseri di luce, imprigionati temporaneamente in questo corpo, che però è un corpo che è fantastico, è molto di più di un computer, è una cosa straordinaria, che ci permette di avere un'esperienza in questa realtà in cui ci siamo per un po' per conoscere noi stessi. Grazie.